dicono questi cialtroni. La politica è la gestione della complessità, ci hanno fatto credere per 40 anni che è la gestione della complessità, è una barra schifosa, la politica è la cosa più semplice, è la semplicità la cosa più vicina all'intelligenza, e questa gente sono dei dilettanti allo sbaraglio, sono capaci tutti a gestire delle città a debito, siete indebitati voi, è indebitato Milano, è indebitato Torino, quasi tutte le città del nord, con Lega, PD, PDL, che fanno finta di bisticciare, poi sono d'accordo su tutto, sul conflitto di interessi, sulla scuola fiscale, sulla legge elettorale, non hanno detto un cazzo, neanche su mille locali, i politici delle piazze. Non hanno esperienza, è vero, uno di 20 anni, di 25 non ha esperienza, non ha esperienza nel rubare, nel truffare i bilanci dei comuni, non ha esperienza. La nostra inesperienza è il nostro valore aggiunto. Cominciamo da capo, è chiaro. Noi siamo venuti fuori con il programma, ormai a tutti. Non possiamo solo essere la pista ciclabile, la cosa differenziata o i pannelli fotovoltaici. Dobbiamo trovare la nostra immagine, la nostra cultura politica. Dovrete voi, poi che entrate nel comune, cominciare a parlare di politica, di energia, la politica dell'energia. Che cos'è? È facile gestire un comune quando vai dalla JP Morgan, compri dei derivati che non sai neanche che cazzo sono, ti danno i soldi oggi e tra 20 anni comincerai a pagare il debito. È facile gestire col Project Finanzia. Il Project Finanzia è stato un procedimento inventato da Cirino Pomicino negli anni 80. Cirino Pomicino era uno psichiatra in cura con se stesso. È facile dire col Project Finanzia faccio un inceneritore, prendi i soldi dalle banche, le banche le prendono dalla copertura dei chip 6 perché sono energie rinnovabili, pensa che le banche guardano le commissioni, tu paghi il 7% e non lo sai, l'imprenditore non tira fuori una lira, fa un accordo con il comune e dice bene, io faccio un inceneritore, 7 tira fuori una lira e tu mi garantisci comune 500 tonnellate di rifiuti per 20 anni. Se i rifiuti diminuiscono c'è una penale, paga il comune. Ma allora chi cazzo è il comune? Chi è l'Italia? Che cos'è il Parlamento? Cos'è la Corte Costituzionale se non ci siamo mai dentro e non capiamo un cazzo? Cosa vuol dire che ce ne porte un cazzo di 9 sottosegretari di merda in più e in meno? Sono morti! Ho finito, dobbiamo parlare loro, questa è una serata per loro, io faccio lo specchietto, io do una mano, dovremmo diventare, io non vado, non mi dire di Ferrara, non ho neanche visto, ho mandato quelle due righe dal mio avvocato ringraziandolo per lo sport che mi ha fatto e non lo quereremo mai. C'è gente che va in telefono una volta e di volta diceva 5 minuti di popolarità e di successo non lo si deve a nessuno. Oggi 5 minuti di lancio di merda non lo si nega a nessuno. Lancio di merda direttamente proporzionale al loro stipendio. Più vengono pagati, più lanciano merda. Noi siamo più forti della loro merda. Vogliono il contraddittorio, un ministro allo zero, prendono un'intervista, la frazionano in 5 parti, poi la commentano. Questa è l'informazione. E il ministro, come si chiama il ministro? Lupi, quello che è uguale alla figlia di Fantozzi. Ha detto che lui vuole il contraddittorio, che cos'è il contraddittorio? Che cosa? Chi deve fare il contraddittorio? Quando un coglione dice una stronzata, devi andare lì a fare il contraddittorio a una stronzata. Ma se è un coglione, diventi un coglione anche te, uno che vede fuori, vede due coglioni che parla. Allora se vuoi il contraddittorio, la figlia di Fantozzi Lupi, il contraddittorio non sono io, il contraddittorio di un ministro della Repubblica, siete voi che venga qui a fare il contraddittorio con voi.
mi calma. Dicono che sono esagitato, che parlo male. La mettono sempre sulla una terminologia o un'espressione, mai sui contenuti. Questa è una democrazia dal basso. Bologna potrebbe aprire la storia di una nuova politica. Quel referendum dal basso propositivi senza cuore. Come ci sono in 300 paesi nel mondo, siamo noi che decidiamo se fare una tangenziale, fare un ospedale o un parco, lo decidiamo noi, lo progettiamo anche noi, in rete abbiamo i più grandi progettisti della mobilità per esempio. Allora, Bologna avete pagato dei milioni di euro a Winkler, un tedesco che l'ha fatto nel cerchio con 30, con 4 disettrici, l'ha fatto a Genova, lo voleva fare anche a Venezia, lo stesso piano. Allora chi è che fa tutti i più bei piani di mobilità? A Treviso c'è stato un consiglierino da 300 euro al mese del Movimento 5 Stelle, ha fatto una mappa interattiva del traffico di Treviso. Che cosa ha fatto? È andato nei quartieri e ha chiesto alle popolazioni che vivono nei quartieri, lei che cosa modificherebbe questo senso unico, un marciapiede, chissà meglio della mobilità di chi ci vive in quel cazzo di posto. E insieme, insieme ai cittadini, ha fatto il più bel piano della mobilità d'Italia. Se qualcuno di voi è venuto a Cesena 5 Stelle Woodstock, è stata la più bella esperienza della mia vita. Bene, è successa una cosa meravigliosa. Non eravamo 200.000 persone hanno votato quel sabato e quella domenica. 200.000 persone che hanno fatto 54 tonnellate di rifiuti. Con 200 volontari li abbiamo divisi. Abbiamo chiamato un imprenditore di Vedelago vicino a Treviso. È venuta la signora Poli con i suoi mezzi. Ha caricato 54 tonnellate dei nostri rifiuti divisi, ci ha pagato 5.600 euro, quindi abbiamo guadagnato. Si è portato i nostri rifiuti in Treviso, ha tolto le materie prime secondarie dei sacchetti, legno, vetro, lattine, le ha rivendute ad altre piccole aziende che ci fanno altri prodotti e quello che è rimasto ha un procedimento sotto la vigilanza dell'Università di Padova e fanno materiale per l'edilizia al posto della sabbia. Bene, di 54 tonnellate di rifiuti abbiamo guadagnato tutti e non è andato un grammo. Inizia nel rigore e un grammo in una discarica e non ne parla nessuno. E questa è l'antipolitica, è la demagogia, è il populismo che va a fanculo a tutti. Allora potete andare avanti a mettere una croce con la sezione, non votate, fate quello che voi, non elemosiniamo molti. Questi sono ragazzi che sono venuti fuori dalla rete, venite avanti, si presenteranno, ne abbiamo già alcune regioni che stanno facendo un lavoro straordinario e prima di presentare loro voglio presentarvi due straordinarie persone, che Francesco e Giovanni, che sono consiglieri regionali, che stanno insegnando agli altri che cos'è la politica. Due anni fa, per 28 voti, abbiamo fatto un miracolo e io sono entrato in quel palazzo. Ecco, oggi è un'altra giornata storica. Oggi abbiamo dei veri combattenti, dei cittadini come voi, che proveranno a riprendersi il palazzo d'Accuso. Non dovete lasciare i soldi. Ciao a tutti. Due parole perché oggi questo palco è delle tutte ragazze. Io credo che comunque la si pensi, una cosa si possa dire dal lavoro di Giovanni, e stiamo mantenendo le promesse. Mi hanno raccontato che ci saremmo mischiati a loro, che saremmo diventati della stessa pasta, e tanto eravamo uguali a tutti gli altri. Invece oggi siamo ancora qui, e a tutti coloro che ci hanno dato la fiducia un anno fa, credo che allo stesso modo questa fiducia vada data loro, perché credo che sia probabilmente l'ultima speranza, perché Nero non lo sa, ma questa città bisogna diventare seria, se